Ragazzuoli miei, buongiorno, bentornati sempre qui dal Cap, bentornati sempre qui sul canale. Non so perché mi sono appoggiato alla scrivania come se fossi in un cazzo di bar, boh, non lo so. Oggi parliamo di un mazzo in questione, parliamo della tipologia di mazzi bounce. Perché oggi ne ho due a disposizione per voi. Uno più bello dell'altro e andiamo subito a vedere il primo. Che tra l'altro, prima di iniziare ragazzi, sempre, ovviamente, l'iscrizione al canale. Ovviamente, pomeriggio saremo live per fare cose pazze e ovviamente seguitemi su Instagram, così che potete essere aggiornati sulla programmazione e tutto ciò che ne consegue. Ma adesso andiamo a vedere subito il primo mazzettino, che è un ritorno al passato, perché c'è il grande Hitmonkey con il bounce. Ovviamente sapete che il bounce si divide in due tipologie fondamentalmente: si può chi utilizza la scimmia, chi utilizza il lupo. Ovviamente sempre animali si parla. Vabbè, oggi neanche un po' di finezza, ho capito. Allora, il mazzo con la scimmia, raga, cosa c'è di interessante? C'è la grande Kitty Pryde, perché la Kitty Pryde si sposa, che è un piacere, con Hop Summers. Ultima carta. Metti che noi non riusciamo a fare chissà quali combo goliardi con Hitmonkey, Beast e tutto ciò che ne consegue. Abbiamo Iron Man. Fine. Anche perché c'è Basta che ci può dare tutto quel supporto con le forza con la forza 3. E intanto io direi di iniziare a deliziare tutto con questo cazzo di mazzo. Ok, qual è il counter di sto mazzo? Ovviamente, beh, l'onda di sinistro, sì. Mi può degustare questa cosa, posso dire questa cosa. Giochiamo Nico intanto, perché ci serve fondamentalmente pescare carte. Sarebbe molto... anche perché, ragazzi, cioè, è vero, mi ero dimenticato perché ho deciso di fare questo video col bounce. Perché c'è la hot location oggi, cioè Hell's Kitchen. E aspetta un attimo. Basta. Non giochiamo la Kitty Pryde. Fanculo. Via. Ok, si poteva giocare benissimo anche sull'onda di sinistro, così che si splittavano i due bust. Lui ha splittato il grande Zabbo, va bene, anche perché... Aspetta un attimo, si possono fare magie adesso, frate? Aspetta, si possono fare magie tipo Bishop Kitty Pryde? Perché no? In più... Diceva Miss. Digi Jubilee. Vabbè, frate, ho capito, cioè, nel senso, hai fatto tutto tu. Gli manca il tribunale e questo ha fatto un botto di punti. E io non c'ho Rock, non c'ho neanche Enchantress in questo mazzo. Mi ha vinto. Scusa. Sì, insomma. Allora, ragioniamo un attimo. Mi conviene fare sta roba, infatti. Mi conviene fare così e poi buttare Hitmonkey con Kitty Pryde e Beast. Ok, ragazzi, via. Ovviamente Cosmo è un disastro trovarlo contro. Specialmente dove lui, giustamente, deve mettere cose. Io devo mettere cose fondamentalmente, non lui. Giusto? Tu puzzi. Posso dire tu puzzi. Però non lo so, vediamo se lui puzza anche nelle giocate o puzza e basta. Dici Nico, il più 2. Vabbè, il più 2 dici tu. No. Cioè, abbiamo Summer subito la bella pronta, gargiante, da poter utilizzare forza. Beh, posso dire manco male. Hop qui. Oddio, però sarebbe anche comodo fare, togliere la volta, perché la volta è un po' un disastro. Gioca la volta, va.
Gioca la volta un attimo. Ok. Va bene. E togliela. Fammi vedere un attimo che cosa mi dai. Che bella location, mi delizi. Vabbè, oh. E comunque potrà andare anche molto peggio. Sì. Ora, non sarebbe mai... Bello debutto comunque sul bar senza nome. Lui sposto ovviamente per fare le sue faccende. Ok, perfetto. E... ce lo facciamo a giocare su Ada? Oppure lui fa robe? Multiple man, perfetto. Via Hop e via Nico. Ok, ho capito campione. Ho capito. Perfetto. Facciamo The Hood, Hit Monkey e Beast. Per forza, frate. Cioè, per forza così devi fare. Te lo riprendi in mano. E poi turno 6 c'è Hit Monkey, Misterio o anche Bishop, volendo. Che Bishop. Ah, c'è il demone, davvero. Scusami un attimo, perché lui sta giocando sul bar senza nome? C'è fa qualche cosa... O è un bot o è un coglione. Nel senso... Digit Monkey. Digi Demone e Digi Misterio. La chiudi. Gli snappi. E ciao, ci vediamo. Ah, Digi, lui viene. Come lui viene? È pazzo. Fuori testa, è un bot. Dai, è un bot. Che pazzo. Vabbè. Oh, che comunque se l'era quasi inventata. Mezza inventata col doc, eh. Doc Pixel, Vortul Pixel e Multiple Man Pixel, frate. Penso che tu sei stato molto sfortunato nella vita, comunque. Vabbè. Ok. Ci siamo rifatti dalla brutta figura di aver preso un cosmo in bocca, frate. Adesso voglio, in qualche modo, concludere un game alla stragrande. Per deliziare tutti coloro che amano Hitmonkey, no? Anche perché dovete sapere, raga, perché Hitmonkey... Parte tutto perché c'ho sta variante che c'è la mia più figa. Non lo so, frate. Questo non lo so. Cable è la carta con il più alto costo che c'è in mano, ragazzo. Vabbè. E io gli ho dato Shang. No, gli ho dato Hitmonkey perché Shang l'ho pescato. E vieni qua, torna qui. Torna qui, Kitty. Più 2 di forza. Gustoso. Posso dire gustoso, Kitty Pride vai a 4, anzi a 5 perché me ne ho in mano. Io so. Ok, tu che giochi? Frate, ma oggi è la fiera delle pixel, non ho capito perché c'hanno tutti queste variante pixel. Io preferisco giocare alla base prima, anziché giocare alla pixel. Lo so. Di tu sarò io. Molto probabilmente sì. E allora, oh, si potrebbe fare quello che si sto per fare, ovvero questo. Rip per Iron Man che non l'abbiamo messo in mano, altrimenti poteva essere una 5-3 molto interessante. Vabbè, però alla fine c'è Hitmonkey, c'è il The Hood che è 1-3 stavolta. Hai sfotti, scusa. Hop più Kitty, dai. Hop più Kitty, poi turno 5 che c'abbiamo? C'abbiamo Hitmonkey. Sarebbe comodo che ci uscisse anche Beast, tipo, cose. Oppure la possiamo concludere anche con un Iron Man. Cioè, turno 5 Iron Man sinistra. Turno 6 Hitmonkey. Che fa sto pazzo? Ma dammela a me, Beast, era molto più utile a me. Hitmonkey, Kitty Pride, demone. No, perché il demone devo giocare adesso, se lo voglio. Esatto. Guardate, questo è uno snappino però. Questo è mezzo snappino. Questo è mezzo snappino. Cioè tu fai un botto di punti turno 6.
Sì. No. Vabbè, chi mi deve prendere? Ho visto Falcon o Bishop. Inutile Falcon, va bene. Questo è un bot. Quello di prima forse no. Boh, non lo so. Non lo so. Onesti, non lo so. Ok, 8 cubi. Sì, 8 cubi. 8 mana. 1. Anzi. 1. 2. 3. Anzi, no. Metti Hitmonkey qui solo. E qui fai Kitty Pride Demone. E ti abbracci e chiudi il cerchio. Dai che andiamo al prossimo mazzo. E comunque, raga, io voglio sfatare un mito. Io non riesco a trovare una variante di misterio. Ma esistono? Sai che non lo so. Ah, vabbè. Ah, vabbè. Non è un problema questo. Non è un problema. Riusciamo anche a pareggiarla, guarda, a sinistra. Vabbè, sì, che avessi Hitmonkey, sì, ok. C'era tipo il mazzo mio, ma con cose boh strambe. E avete visto come Hitmonkey può fare il culo a un bel po' di mazzi. Ah, oh. Fino a qui ci siamo. Andiamo a provare subito quell'altro. Il lupo annichilito? Sì, ok, ma se non nel senso. Cioè, se non lo facciamo vedere, non diamo un qualche minimo di spiegazione. È un po' inutile la cosa. Ragazzuoli, bounce con il lupo, con l'innesto del pacco Sentry, Annihilus, The Hood e Alayut. Perché sì, ci sta. Quindi, stesso funzionamento, ci abbiamo delle carte molto diverse, però all'interno ci abbiamo Zabu perché ci abbiamo tre carte a costo 4, anche perché il lupo è meglio giocarlo il prima possibile. Ci abbiamo sempre Hop Summers, ma non ci abbiamo la Kitty, quindi non possiamo swarmare i mana al nostro reggimento. O meglio, potremmo, ma in qualche modo, poi vediamo. E ci abbiamo il porco, il suino, Nico Minoru, The Wood, vabbè, tutte le altre le sappiamo, raga, dai, via. E devo dire che anche questo mazzo mi ispira. Però, boh, non lo so. Sono molto scettico sul fatto che possa girare, onesto. Ecco, vedi, Altare della Morte. A me Altare della Morte come può dare soddisfazioni? Con il lupo. Settando il lupo lì a me può dare soddisfazioni. Anche questo è molto bello. Sì, la voglia, certo. Anche perché poi... Poi il cazzo, vabbè. No, non devo distruggere cosa. Nico Minoru no. Magari non la distruggiamo. Ora... Bello, frate. Molto bella questa roba. Molto bella sta roba. Spider Piggy. E si distrugge. Poi fai fare il contro, riprendi in mano, Nico. Oddio, aspetta. Mettilo sull'altare della morte. Puoi fare robe poi. Vabbè, Sword Master, frate. Carino, però. Insomma. Che sentri? Non peschiamo. Perché non peschiamo. E però siamo messi bene. Collector, Blade. Oh, regà, Blade uguale prossimo ormai. Guarda lì. E olè. E olè. Ora. Lupo. Nico. The Hood. Togliamo l'altare. Però non può giocare chissà che robe sull'altare, eh? Vabbè, che comunque... No, lo togliere ugualmente. Lo togliere ugualmente. Sì. Poi ci abbiamo da fare... Che so, tipo... Ci abbiamo da fare sicuramente al centro Demon e Beast, no? Non abbiamo utilizzato Hop, questo è anche vero, frate. Questo è verissimo. Questo è verissimo. Bene, Grosha, frate, poteva andare decisamente meglio, sai? Poteva andare meglio e Zabu. No. Allora facciamo così, guarda, facciamo una bella roba. Facciamo lui, facciamo Beast e facciamo Zabu. Forza. Per forza, anche se si poteva pensare di far così,
e fa così. Capito? Poi questo è a 0, questo è a 0, questo è a 3. Anzi, a 2. Questo è a 3. Oppure, frate, mi sta avvenendo anche un'altra mezza idea. Altre mezza idea mi sta avvenendo. Fai questo. Fai questo. Tutto dipende da ciò che mi fa pescare. Tutto dipende da questo. Shank è buono. Anche Werewolf. E cioè nel senso anche Anairus. Dipende da quello che mi fa pescare. Ok, Anairus. Ora. Mi conviene fare sta roba. Io do meno 5, io vado, lui va a 6, io vado a 4. Non conviene, vero? Non conviene. Oppure tu te la puoi gestire in maniera molto diversa. E vedi, però non, cioè non c'ho quella cartina in più da 1 da poter usufruire. Devo fare beast, dai. Devo fare beast prima. Perché attualmente non credo che... Oddio, però non dovrebbe avere touch card qui al centro. Giusto? Beh, vai da Nylus intanto, dai. Vai a Nylus e poi se ne parla. Il problema è dove lo gioca poi. Dove gioca lui? Io, cioè, riesco a dargli una location a lui. Facciamo così. Oddio, non gioca. No, frate, vince in mezzo con il punto del collector. Ma manca a fa così, però. Vince in mezzo col punto del collector. No, non così. Con un punto del cazzo, no. Con un punto del cazzo, no. Cioè, capito? Nel senso, mi bastava un... Cioè, mi bastava un drop a uno, raga. Mi bastava anche lo spider suino al centro. Io l'ho distrutto come il deficiente, perché ovviamente lo sono. Con la Goellas io vincevo, cazzo. Vabbè, bella lì. Troviamo Enjoyer, va bene. Subito. Oh. Sì. Va bene. Strange Academy. Passo? Dammi Zabu, frate. Dammi Zabu. Però non ha trovato Angela comunque. Questo è molto buono. Vabbè, New York, insomma. E ora. Che ti devo fare, frate? E poi ti giochi il lupo, per forza. Oppure se entri. Anche Sentry, sì, sarebbe bello anche Sentry, sai. Anzi, giochiamo in loop. Cioè, capito? Questa è l'importanza di pescare Zabu, fate. Cioè, perché tu avevi una bella curva altrimenti con Zabu. Cioè, c'avevi Licantropus, lo vedevi già giocare nel turno 3. Avevi Sentry da giocare nel turno 4. Incominciavi a fare dei punti prima. Capito? Prima. Fai sta roba, va. Anzi, tanto non mi interessa sta roba. Fai di questo e di questo. Poi a concludere c'è Anailus e Nico. Rigestisci. Ok. Perfetto. Il problema è che lui può giocare cose. Nel senso, così siamo messi molto bene. Perché insomma, cioè non siamo messi bene. E a destra la perdiamo. A destra la perdiamo a voglia. E qui a voglia.
Oddio, però si potrebbe pensare di fare Anilos qui e Nego qui. Metti che. Ma 6 punti non basteranno mai. Vabbè, oh. Ok, fratello. No, cazzo, si buffa Kraven. Ma scusa, me lo fai apposta, fratello. Me lo fai apposta, per forza. Cioè, guarda! Ma guarda, cioè, vabbè che perdevo per differenza. Bello sto bounce con il junk, è molto bello. Guarda, faccio l'ultima partita e poi boh, ci siamo visti questo robo. Cioè, nel senso, fatemi sapere voi, ma io, indipendentemente da come sta andando il game, io mi trovo molto meglio con Hitmonkey in un bounce, perché è una carta che so più utilizzare, forse. C'è anche di questo, rispetto a un Licantropus, capito? Oddio. Vabbè, intanto qui giochi lo Spider. Intanto giochi lo Spider. Ma cazzo. Cioè io snappo Subterranea e lui... Oh, ma io ho finito le queste. Comunque ridi e scherzi. Cioè, nel senso, ma guarda che fastidio che non posso fare le queste con Pixie per prendermi 150 token. Ma vaffanculo a quella patina. Che poi dici cose che non vuoi dire. E in Thanos. Thanos. Thanos, Thanos, Thanos. Che fa Nico? Il proprio campo è un altro campo casuale. E sparerebbe intanto. Vediamo che gemma c'ha all'inizio lui. Bella la soul così. Ah, dici tu la togli? No, frate. No, no, Psammer. Vabbè, visione. E qui, qui no. Oddio, grande tela, va bene. Zabu, centro, subito. Subito Zabu centro. Vabbè, chi va va, alla fin fine ci abbiamo Falcon e Beast nel mazzo. Però boh. Però boh. Però boh. Cioè, detto così, un pochino in... Ma lui gioca il pick ugualmente, va bene, sì. Mi fai pescare che cosa, frate? Stupiscimi, io credo nel cuore delle carte. Anilos. Senso. 1 e 2. 1 e 2, sì. Per forza. E mi serve Falcon, frate, perché se mi dà il lupo adesso, boh, non lo posso manco utilizzare. Bello, brick del mazzo. Cioè, frate, capite? Cioè, non può brickare un mazzo del genere, capito? Non può brickare, frate. Non può brickare un mazzo del genere, capito? Non può brickare, dai. Vabbè, Thanos, ok. Ok, 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 ok. Oh, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Ce l'abbiamo fatta, grazie. Ce l'abbiamo fatta. E qual è il problema? Il problema è uno. Il problema è che io mi prendo in mano Demone, Nico, Demone, Spider-M. E sono 1, 2, 3, 4 punti. Cioè 4 di mana che se ne vanno. Intanto. Però, frate, se mi fai pescare il lupo, io ti posso fare le magie. All systems go. Persa, raga. Persa perché sì. Sì. Perché mi ha dato beast. Va bene, ciao. Ok, dimenticheremo sto mazzo. Allora, vi posso dire, a me non è girato per un cazzo di niente. Io non so se è un problema che sono sfortunato io oppure sto mazzo veramente, siccome ci sono tutte queste carte che non sono proprio del bounce, ma sono proprio pesanti di suo, e se bricchi Zab è un bel problema giocarle tutti in curva. Da queste problematiche. Oppure sono proprio sfortunato io, fratello. Cioè, nel senso. Però quest'altro mazzo qui invece è più clean, capito?
Cioè, perché la curva è molto più bassa, cioè bassissima, ragazzi, la curva, e ti permette di fare delle giocate con Bishop, anche swarmando Falcon, Beast, cose, e ti permette di dare un bel upgrade a Bishop, ti permette di giocare Hitmonkey a forza esponenziale, ci abbiamo anche Oppo che può dare la mano, e quell'Aroman, madonna, frate, madonna, cioè questo è un mazzo bello. Boh, fatemi sapere voi comunque, sia per quanto riguarda il mazzo, sia per quanto preferite Scimmia o Lupo, eh? In live, vi aspetto pomeriggio.